Buongiorno, grazie a tutti per essere venuti. Allora, dopo i momenti duri della retrocessione, quindi la motivazione massima per ricominciare, questo progetto ricomincia dalla figura del nostro nuovo mister Massimiliano Albini, una persona scelta per guidare la nostra squadra al nostro obiettivo, che vi dico chiaramente l'obiettivo di questa società, di tutti noi, tutte le persone, dalla proprietà a ogni lavoratore, è tornare in Serie A, ma soprattutto tornare preparati come una società di Serie A, non come una squadra di calcio che gioca in Serie A, è la cosa più importante per noi. Stiamo cominciando adesso questa preparazione, e questa preparazione anche nasce nel sviluppo di una nuova squadra guidata da Mister Albini. Ma ribadisco, la cosa più importante non è soltanto tornare in Serie A, è tornare nelle condizioni di essere veramente una società di Serie A. Quindi questo sarà anche il nostro obiettivo, non soltanto il campo, l'intera società. Oggi è un giorno per il Mister. Oggi è un giorno per lui, è un giorno per tutti voi per cominciare a conoscere bene il Mister, è un giorno che ringraziamo il tuo arrivo, ringraziamo la tua scelta, la fiducia in questo progetto e la stessa fiducia che noi abbiamo in te. Allora, alle tue mani. Siamo. Grazie. Praticamente. Bene, vi lascio con il Mister. Benvenuto, intanto. Due domande, una un pochino più scherzosa, una un pochino più seriosa. Ho parlato con un suo vecchio giocatore, Rozio, che mi diceva che a Reggio, dopo una sola giornata di campionato, aveva già individuato che sareste andati ai playoff e addirittura che facevate la finale col Bari. Ho parlato con Leandro Cicizzola, che mi ha detto che dopo due giornate aveva già individuato che sareste andati a Perugia ai playoff. E ho parlato con un collega di Cremona, Ivan Ghisi, che lei conosce benissimo, che mi dice che gli aveva detto, gli aveva previsto che fino alla sosta mondiale avreste fatto fatica, anche se avreste provato a vincere delle partite. La domanda è banale: cosa fa lo Spezia quest'anno? Lo Spezia fa quello che ha detto il direttore, che ringrazio per le parole, benvenuto qua, e quindi ringrazio voi di essere tutti qua. Lo Spezia vuole ripartire e farsi trovare pronta, e vuole fare un campionato il miglior modo possibile per ritornare nella categoria dove era, e lotterà per quello. Le stesse parole che ha usato il direttore. Cassazione. Come? Cassazione, dico. Detto da lei, Cassazione. No, no. Vogliamo fare il massimo. Vogliamo lavorare per ottenere il meglio possibile. Sappiamo benissimo qual è il percorso, quali saranno le aspettative, ma vogliamo lavorare per migliorare, per fare bene, per ritornare nella categoria che lo Spezia lascia. L'obiettivo è questo, è inutile girarci intorno, ci proveremo, consapevoli delle difficoltà che incontreremo. Buongiorno a tutti, Nicola Pasta, Città della Spezia e Tutto Mercato Web, benvenuto Mister, ben ritrovati ai direttori. Mister, sappiamo che di fatto c'è stato un imprinting tra lei e la società. Quando vi siete incontrati, lei è stato subito la prima scelta della società tra i nomi che comunque erano vagliati. A questo punto le chiedo come mai è scattato questo colpo di fulmine con lo Spezia, in cosa vi siete trovati sin dall'inizio d'accordo, grazie. Questo non glielo so dire. Da parte mia, allenare lo Spezia è motivo di enorme soddisfazione ed è un piacere. Ed essere stato scelto dallo Spezia, dai direttori, dalla proprietà, a me fa immensamente piacere. E quindi il mio focus, la mia attenzione è solo su quello che voglio fare insieme al mio staff, ai giocatori e alla società, per fare il massimo. Io sono concentratissimo su quello che mi aspetta da domani e non vedo l'ora di iniziare. Non so cosa è successo, ma sicuramente tra noi c'è stata sintonia
quando ci siamo parlati. Enrico Lazzari, Tele Liguria Sud, speziacalcionews.it. Mister, quando arriva un nuovo allenatore, tra le domande che si fanno più spesso chiaramente c'è quella del sistema di gioco. Se hai un sistema di gioco che abbiamo visto in questi anni e che magari porti avanti, oppure se hai, come tanti allenatori dicono, fai il sistema di gioco rispetto ai giocatori che hai a disposizione. Ma in questo momento parlare di sistema di gioco in questo momento storico faccio un pochino di fatica, perché ci sono integralisti che dicono ma oggi anche la parola integralisti non lo so, non credo. Io penso di adattarmi, è logico, negli ultimi anni, se uno vede come le squadre hanno giocato, le mie squadre, le società, uno può dire ma Alvini ha una base di impostazione in un certo modo, però un allenatore, se sa dove andare, deve studiare il materiale che ha, quello che ti mette a disposizione la società, e quindi da quello partiamo. Se oggi guardo i giocatori a disposizione, secondo me questa è una squadra che è a disposizione per giocare in un certo modo, quindi lavoreremo su quello. Non c'è un sistema di gioco nella mia testa fisso, assolutamente, mi creda, assolutamente. Assolutamente, anche perché il mio percorso è talmente lungo che ho lavorato in tutti i modi possibili. Sì, Massimo Benedetti, La Nazione. Mister, noi l'anno scorso abbiamo visto la Cremonese giocare al picco, una gran bella partita, meritò ampiamente di pareggiare. Lei ha visto però anche lo Spezia, i giocatori dello Spezia. Una domanda un po' così, si aspettava che lo Spezia retrocedesse, e a maggior ragione avendo tuttora molti di quei giocatori che dovrà allenare, ecco, poi non so cosa farà al mercato, certo, però io credo che uno zoccolo duro rimarrà, è soddisfatto di questi giocatori e si immaginava, glielo ribadisco, che la squadra potesse retrocedere? La retrocessione è sempre un fatto doloroso, quindi non me l'aspettavo, ma il calcio... è questo, il calcio è imprevedibile da quel punto di vista lì. Per me lo Spezia è una squadra forte, ha giocatori importanti, noi facciamo qua una buona partita, la Cremonese è la squadra che ho allenato l'anno scorso, che ringrazio della possibilità anche di essere qua, ho avuto la fortuna di stare in una grande società, e quindi Spezia e Cremonese sono retrocesse, sicuramente sono due società serie, lo Spezia è una grande società, non meritavano, secondo me, alla fine potevano anche farcela, però questo è successo, ma quello che a me mi interessa in questo momento non è quello che è successo. Un po' fra gli stessi giocatori, sì. Una buona parte. Ecco. Io agli stessi, me l'auguro, perché ritengo che sono giocatori forti e avrei il piacere di allenarli, e quindi me l'auguro che possano avere la voglia e l'entusiasmo di riportare lo Spezia dove merita di stare. Sì, mister, Luca Vaccaro, Primo Canale, buongiorno e benvenuto. Niente, partirei un attimino dal discorso dei tifosi, perché qui il tecnico italiano che aveva raggiunto la scorsa promozione era un allenatore che poi si era calato anche molto con la piazza, qui insomma viene un po' visto l'allenatore anche come un portavoce del pubblico molto spesso, come uomo da picco. Ecco, lei si sente un uomo da picco, e che cosa ne pensa insomma dei nostri tifosi, se ha avuto modo di vederli anche l'anno scorso quando è venuto? Venire qua a giocare per un allenatore è sempre stato bello, il picco è tosto, quando spinge spinge, e mi auguro che possa spingere anche per me Alvini e per lo Spezia di quest'anno, e quindi mi aspetto tanto, io credo tanto nel rapporto squadra, tifosi, società, ci credo, perché è una miscela fantastica, perché non esiste un calcio senza tifoseria, senza poter trascinare una curva o un pubblico che viene e vuole godere, vuole identificarsi nella squadra. Per me questo è sempre stato
una mia idea in questi anni. Poi ci puoi riuscire o non ci puoi riuscire, ma è fondamentale l'empatia che ci viene a essere tra squadra e tifoseria. E venire qua è fantastico. Ecco che questa miscela può diventare importante e spero che ci sia, la voglio. Sì, buongiorno, Marco Zanotti, La Nazione. La domanda la voglio fare a lei, e intanto anche da parte mia benvenuto, e anche al direttore Macia. Il direttore disse che a luglio la squadra doveva essere composta perlomeno all'80%, quindi immagino, lo disse tempo fa, insomma, immagino che anche lei sia d'accordo, no? E quindi avete già parlato, anche perché non credo che lei sia venuto ieri a firmare per la Spezia, credo che sarà un discorso portato avanti da parecchi giorni. Crede veramente che i giocatori che rimarranno avranno la testa per poter cercare di tornare dove lo Spezia vuole tornare? La domanda che faccio entrambi. Io penso che giocare per lo Spezia è importante e quindi è responsabilità questa, è senso di appartenenza. E io mi auguro che ci sia la voglia e l'entusiasmo di rifare questo, ma tra noi non c'è assolutamente, c'è chiarezza. Partiamo, vediamo come si svolgeranno le situazioni, ma abbiamo le idee chiare su quello che vogliamo fare, assolutamente, assolutamente. Sempre dirò lo stesso, no? A fine luglio noi almeno il 80% della squadra che deve giocare in campionato lavorando, no? Quindi al di là di questo, le dinamiche di mercato, non perché noi mettiamo calciatori sul mercato, non perché noi dobbiamo andare un'altra volta sul mercato, ma le dinamiche di mercato che portano anche le sorprese, no? Ma sempre dovrebbe essere costo, sempre fine luglio, in un ritiro almeno 75-80% della squadra deve essere allestita. Un allenatore non può arrivare 28, 29, 30 di agosto cambiare 5-6 calciatori, non ha senso, perché poi perdiamo 2-3 mesi in allestire un'altra volta la squadra, no? Quindi questo deve essere più una responsabilità nostra come società, no? Le dinamiche di mercato non sono facili, ma bisogna essere aggressivi in questo aspetto, no? Soprattutto buongiorno. Chi rimane deve avere la voglia di rimanere lontano da Spezia. Gente che non vuole sta Spezia, noi non ne vogliamo. Che noi ci mettiamo la faccia quando sbagliamo e quando facciamo le cose giuste. E quindi o sono al 100% nel progetto o chiunque sia non può stare a vestire questa maglia. Infatti, sto facendo proprio questa domanda. Cioè, se avete valutato delle posizioni che possono essere naturali di giocatori che magari fanno difficoltà a scendere dalla alla B, e se avete messo sul piatto la possibilità che qualcuno parta anche per inerzia. Ad oggi nessuno ci ha detto che noi vogliamo mandare via qualcuno e nessuno ci ha detto che vuole andare via. Quando qualcuno verrà a dire che va via, lo ascolterete. È sempre difficile. È una situazione molto più facile quando non sei stato mai in A, arrivare in A. Quindi storicamente voi avete visto situazioni in altre squadre che vengono in Lega Pro, poi fanno un paio di campionati bene e saltano in A. Quello è molto più facile che cadere dell'Alabi, fermare il colpo, quindi perché è una caduta, no? Quindi una squadra cade e noi dobbiamo essere bravi a sostenere e pum, fermiamo qua la squadra e già ripartiamo, eh? Quindi questo significa un po' quella disponibilità che noi abbiamo nei nostri ragazzi, che è sempre stata massima, diventarla anche in altro senso una mentalità più adatta a un campionato più aggressivo, un campionato forse diciamo nell'aspetto calcistico più difficile, più sporco, no? Ma che loro ce l'hanno, no? Perché non dimenticare che tanti calciatori della nostra squadra hanno esperienze in B,
non vengono da Milan, da Juve, dall'Inter, no? C'è qualcuno che ha un percorso di umiltà, di crescita, che non è una cosa nuova, è una cosa che ancora ricordano. E dopo giocare una, dobbiamo anche un po' tornare a quel ricordo, ma di là, con l'esperienza là, aiutarci a crescere, no? Quindi è molto più difficile cadere dall'A alla B e rialzarsi che una dinamica positiva che va dalla C alla B e poi va in A, no? Quindi è il nostro lavoro, tutti insieme, non soltanto dell'allenatore, no? Anche sull'aspetto della credibilità del progetto, no? Poi ovviamente ci sono situazioni di calciatori che qualcuno ti chiama alla porta, e tu devi studiare cosa succede con un calciatore, no? Quindi questo è un po' la situazione adesso. Finora noi come società sul mercato non abbiamo messo nessun calciatore. Calciatori che a noi ci sono venuti a dire vogliamo andarsene, non abbiamo nessuna situazione. Quello ve lo dico onestamente e non è nemmeno una battuta, è una cosa che sta succedendo. Poi vedremo. Abbiamo l'idea molto 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 chiara di come deve essere la base di questa squadra, abbiamo l'idea molto chiara di come mettere più energia in questa squadra. Allora, se noi vogliamo crescere, ritornare, vogliamo ambizione, quel calciatore che arriva qua deve avere questa mentalità. Una mentalità che fin da subito ti dà questo. Ho altre domande per il mister. Salis. Buongiorno mister, Salis calciomercato.com e benvenuto. Le volevo chiedere, ovviamente la retrocessione è sempre un fatto deleterio, soprattutto a livello psicologico. Come pensa lei di iniettare entusiasmo, fiducia? È ovvio che le vittorie aiutano, ma anche il fatto stesso, se non sbaglio, di dover giocare un paio di partite lontano dal picco all'inizio per i problemi dello stadio. Lei come pensa di iniettare questo entusiasmo? Cioè, obiettivamente il colpo la piazza l'ha sentito. Ok, il colpo c'è stato. Anch'io ho preso un colpetto, sinceramente. 23 anni che alleno, domani parte per me la 23esima stagione ininterrotta, quindi anche per me, ma essere qua oggi e poter programmare con i direttori la stagione dello Spezia, mi creda, è motivo di soddisfazione, di piacere, di entusiasmo, e quindi con che voglia? Con la massima, col massimo. Cioè, domani l'altro parti e alleni lo Spezia. Lo Spezia deve fare un campionato per dimenticare quello che è successo. Si guarda avanti con voglia, con idee, con le idee chiare. E qui siamo una città di mare. Io per la prima volta alleno in una città di mare in questo percorso. E quindi credo, come Seneca ha detto, non esiste nessun vento favorevole se il marinaio non sa dove andare. Il vento lo voglio avere e so dove andare. Prego. Buongiorno, Paolo Bertuccio, Rai TGR Liguria. Il resto della Serie B, tutte le squadre sono un po' un cantiere in questo momento, ma ha già un po' studiato le avversarie, sa già quali potranno essere le più insidiose, le più difficili? Ma la Serie B, basta vedere la Serie B di quest'anno, è un campionato altamente competitivo, completamente diverso, secondo la mia opinione, dalla Serie A. Un campionato... Io l'anno scorso l'ho fatto con il Perusa, siamo arrivati a lottarsi la Serie A attraverso i playoff, e quindi è un campionato secondo me diverso nella struttura proprio del campionato stesso. Penso che lo Spezia
sarà in grado di poterselo giocare questo campionato con le caratteristiche che ha. Naturalmente, ripeto, è molto equilibrato, molto difficile ed altamente competitivo, dove l'organizzazione delle squadre è premiata rispetto all'individualità, mentre in Serie A ci sono più colpi individuali che possono determinare l'esito della partita. In Serie A l'organizzazione è molto importante, in Serie B l'organizzazione è molto importante. Ecco, il direttore ha parlato di nessun giocatore, almeno virtualmente in partenza. Ha intenzione di parlare con loro per capire anche come, sicuramente lo farai, per capire come vogliono intraprendere questo percorso, se hanno veramente l'intenzione di intraprenderlo con te, con la testa giusta? Mi piacerebbe, desidererei allenare i calciatori che vivano Spezia e lo sentano dentro come un desiderio, e quindi il mio focus, la mia attenzione andrà assolutamente su questo. È logico che a noi allenatori piace allenare i giocatori che hanno il desiderio di indossare la maglia per la quale giocano, e quindi mi aspetto il massimo da chi parte per venire su a Santa Cristina. Mi aspetto il massimo da ognuno.